Il riferimento metronomico spostato sul quarto sedicesimo, secondo me, è il più difficile ed infatti l'ho lasciato per ultimo. Questo perché? Perché, come già ti dicevo, la forza attrattiva del suono del click è quella del battere. Quindi noi abbiamo il suono sul 4 e il nostro 1 verrà subito dopo. Quindi dopo un po' di giri che si suona, normalmente questo click nella nostra mente viene spostato, rischia di essere spostato sull'1 per andare in battere. Ed è la cosa che noi dobbiamo cercare di dominare, appunto, contando con questa ghiera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dove con lo schiocco delle dita è il quarto e qua avrò il click del metronomo. Quindi dovrò essere bravo io a capire che l'1 non è lì, ma viene dopo. Anche qua, negli vari step, vado a differenziare le note staccate dalle note più lunghe. Quindi nello step 1 avrò la nota che sarà un sedicesimo, mentre invece nello step 2 avrò la nota che sarà di un quarto. Personalmente penso che contare con i sedicesimi sia più facile, quindi suonerò la 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quindi ho sempre sul 4 il mio suono del click, ma suonare staccato rispetto a 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, la differenza è molto sottile, però a livello di conteggio vedrai che cambia un pochettino. Quindi noi abbiamo il nostro metronomo che parte, eccomi, le note, scusami, sono del giro armonico, sono re, do, si bemolle e la. Quindi re, tasto 5, corda di la, do, tasto 3, corda di la, si bemolle, tasto 6, corda di mi, e la, tasto 5 della corda di mi. Quindi quando facciamo partire il nostro metronomo a 50 bpm, poi volendo potrai anche o accelerarlo o rallentarlo nella pagina Notion che ti fornirò, tu devi sapere che questo click è il 4, quindi devi capire, riuscire a capire dove è l'1 prima di riuscire a entrare a suonare. Qua, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua. Sedicesimi. 1, 2, 3, qua. 1, 2, 3, qua. 1, 2, 3, qua. 1, 2, 3. Come ti dicevo già nell'altro video, questa cosa dell'appuntamento, cioè avere il click e tu sapere che è il 4 e riesci a contarlo e dominarlo bene, è la cosa che ti aiuta poi di più ad andare a tempo e a contare giusto. Adesso ti ho fatto lo step 1 con la nota staccata, 2 con la nota da un quarto e 3 in cui vado a suonare tutti i sedicesimi, ne avevamo fatto anche negli altri video. Nello step 4 invece noi dobbiamo suonare gli ottavi. Potremmo anche interpretarlo come primo e terzo sedicesimo, chiaramente però qua non sarebbero staccati, cioè la nota deve essere ta a ta a ta a ta a 1 2 3 qua 1 2 3 qua. Se invece gli staccassi ta un ta un ta un ta un ta un ta un ta. Potrei anche averli scritti così, in realtà mi sembra di non averlo proposto questo, li ho messi direttamente come ottavi perché poi sono quelli che si suonano di più. 1 2 3 qua 1 2 3 qua 1 2 3 qua 1 2 3 qua, dove nel qua io ho il click del mio metronomo spostato. Quindi anche qua conta bene, non è facile. Nello step 5 andiamo a suonare il primo e il secondo sedicesimo. Il secondo sedicesimo però lo lasciamo lungo, quindi ottavo puntato. 1 2 3 qua 1 2 3 qua 1 2 3 qua 1 2 3 qua. Proviamo a farlo con
Metronomo. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Come vedi, non è per niente, facile. Ci va molto controllo, molta calma e aver provato anche gli altri esercizi prima. Questo era lo step 5. Nell'ultimo step, lo step 6, andiamo a suonare un ottavo puntato sul battere, quindi una nota lunga che durerà l'1, 2, il terzo, sedicesimo. Il quarto, dove c'è il mio appuntamento, vado a ribattere la nota. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
il metronomo, che lui è inesorabile, non sbaglia, non rallenta e non accelera. E questo è, secondo me, un grandissimo lavoro da fare per poter migliorare poi ritmicamente. Quindi proviamo ad andare a mettere 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In questo caso nel mio appuntamento corrisponde anche a una nota suonata e quindi è un pochettino forse più facile da gestire. Grazie se hai visto tutti e quattro i video fino alla fine, ti auguro un buon lavoro, fammi sapere se ti servono veramente a migliorare e se riesci a seguirlo o se hai qualche suggerimento. Grazie ancora, a presto.